Buondì e benvenuti a Sonic Adventure. Vedete che lo schermo oggi è un po' diverso? Per due motivi. Prima di tutto, è l'Italian Mod ed è in 16 noni. Zaki! Grazie per aver regalato l'abbonamento a Magister! È la prima volta che Zaki regala un abbonamento a qualcuno, quindi Magister, sei il primo regalo di Zaki. Let's Play Nintendo Ida segnala che New Super Mario Bros. U Deluxe e 3D World più Bowser's Fury a 40 euro l'uno. Un buon prezzo. Allora... Get a load of this! Allora, in realtà... Bowser's Fury secondo me è un buon prezzo, 40 euro. New Super Mario Bros. U Deluxe è un po' tanto, 40. Poi vabbè, sappiamo com'è con i giochi Nintendo, non calano mai. Quindi, ogni sconto è un buono sconto. Però... È un gioco del 2012 di base. Ovviamente c'è anche New Super Luigi U, però... È un gioco del 2012 e non così buono in primo luogo, secondo me. Allora, no, il doppiaggio italiano non c'è, purtroppo per fortuna, ma c'è il testo, come vedete. E ora vi faccio vedere tutto quello che ho messo. Datemi un attimo. Ecco qui, allora, queste sono le mod che ho messo. Ho installato Better Call Saul, no, ho installato Better Sonic Adventure DX ed è venuto con un mucchio di mod. Non le ho messe tutte. Generalmente ho messo le mod in base a tre criteri. Uno, volevo provare lo stile Dreamcast, lo stile della grafica Dreamcast che stava chiedendo Luigi, appunto. Semplicemente perché ho fatto tutta la storia di Sonic con la grafica nuova, la grafica del remake. E quindi ho pensato, perché no? Diamo un'occhiata alla grafica del Dreamcast. E quindi ho pensato di provare. Secondo, 16 noni. Terzo, mod italiana. Ho cercato di evitare tutte quelle cose che sono miglioramenti non previsti dagli sviluppatori. Per esempio, c'è la mod che ti permette di giocare come Super Sonic in ogni stage, dopo aver completato la storia. Che sarebbe molto figo, ma non è una cosa prevista originariamente, quindi preferisco comunque attenermi abbastanza alla visione originale, all'esperienza originale. Questa che cambia la musica di Perfect Chaos, spoiler comunque. Insomma, ci sono un mucchio di cose che sono in più, e ho cercato di evitarle. Semplicemente ho messo fix del sonoro, così non ci sarà più quel bug dell'altra volta, no? Che c'era quel rumore in Twinkle Park. I pack, tutta la grafica del Dreamcast. Quindi, queste sono le mod che ho messo. Ci sono anche dei codici che si possono attivare, ma per ora ovviamente non li metto. Questa è tutta la roba di default. Qua il testo c'è scritto spagnolo, ma in realtà è italiano, perché c'è la mod italiana. Quindi questo è tutto. Cominciamo con la storia di Tails oggi. What's up, Knuckles? Vediamo come sarà la traduzione italiana. Allora, dove si può ottenere? Bella domanda, perché metto il link in chat. Knuckles che dice... Oh no! Devo imparare la voce di... Questo no, questo è il suono sbagliato. Get a load of this! 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 Volevo Knuckles che dice o no. Allora, vi do il link. Quindi, la mod di base è Better Sonic Adventure. E il link è questo. Mentre la traduzione italiana, Sonic Adventure. La ribecco. È questa qui. Quindi se per caso volete giocarci, potete andare su questi link. Li metterò poi anche nella descrizione su YouTube. Cominciamo. Select your character. Allora, abbiamo Tails, Knuckles, Amy, Big, Gamma. Immagino che si chiami Gamma. Sì, spagnolo e italiano sono uguali, sì. Luigi è finito Mega Man X1. Ti è piaciuto? Hai cominciato Mega Man Collection. Cominciamo noi con Tails. Allora, io non sono mai stato un grande fan di Mega Man. Fatemi sapere comunque se il volume va bene.
Non sono mai stato un grandissimo fan di Mega Man. Ho giocato a Mega Man X. La musica di quel gioco è uno spettacolo, la musica è fantastica. Oh, non devo più tradurre. Giudicherò silenziosamente com'è la traduzione. È un po' basso. Dal punto di vista del gameplay non amo tantissimo il gameplay di Mega Man. Ok, dopo la cutscene alzo. Sai chi dice che non sembra basso? In Sonic Underground Knuckles si chiama tirapugni. Finalmente Tails muore, si schianta contro l'edicola. Volume perfetto, dice il settaccio. Per Magister a posto, va bene, per ora lo tengo così. Il volume per ora è uguale agli scorsi stream, credo. Allora, devo dire che mi piacciono molti i modelli del Dreamcast. Sono più low poly, la faccia è bellissima. Non lo so, sono chiaramente tecnicamente inferiori. Però hanno carisma, mi piace. A volte i cartoni italiani hanno traduzioni strane. Tipo nel cartone di Mario Peach si chiama Marena, Bowser si chiama Attila. E Sonic Underground Knuckles e tirapugni. Mi piace come si muove la testa di Sonic. Ok, qua l'abbiamo già visto, però è dalla prospettiva di Tails. Sapete cosa però? Il bilanciamento dell'audio è un po' strano, la musica è forte e la voce è bassa. I dialoghi cambiano leggermente. Ok, siamo Tails! Vediamo un po' com'è. È uguale il salto, credo. La velocità è uguale, solo che si può volare, ovviamente. Si può volare parecchio. E si può colpire con la coda. Ok, quindi andrà leggermente più lento. Neanche molto, ma leggermente più lento. In cambio però popolare. Esteticamente è molto bello così. Non coglierò subito tutte le differenze, però sembra molto bello. Sei quello dell'aereo schiantato? Stai davvero bene? Sì, eccole qui. Giornate di sole, cieli limpidi. Ecco cosa vuol dire vacanze estive. È il periodo perfetto per questo gioco. Luigi dice che gli stage di test sono i secondi peggiori. La storia sua è molto lame, lato gameplay. Vedremo. Ci sono altri NPC? Non posso andare qui. Non posso andare a Emerald Coast. L'acqua... L'animazione dell'acqua è un po' strana. Ok, andiamo qui. Tirapugni per Knuckles non è una traduzione così brutta. C'erano traduzioni peggiori. Beh... In effetti, se ci pensi, per gli inglesi, Knuckles vuol dire nocche, quindi il nome in primo luogo non è così creativo. Prendi l'ascensore a sinistra e troverai due ciao. No. Sono così carini. La storia di Big non vedo l'ora, finalmente saprò da dove vengono i meme. Allora, siamo Tails. Che facciamo nei panni di Tails? Che ne pensi della vista della stazione? Dalla stazione. Amo l'oceano. L'oceano c'è sempre per me. Questo dialogo lo conosciamo già, se non sbaglio. Quindi non entreremo mai a Twinkle Park perché Tails è single. La la la, siamo innamorati. Stanno tenendo un evento speciale, lo sappiamo, ok. Diceva, è troppo presto per te perché Tails è tipo un bambino? Parla, parla. Sono l'edicolante. Sono la prima a leggere le notizie, quindi so tutti gli scoop. Ok, alcuni di questi dialoghi sono uguali. Guardate che belle le finestre. Questo finto riflesso. Sto notando che è un po' più colorato. Camera libera.
È un po' più colorato, sbaglio? Guardate che bello! In HD e con la grafica del Dreamcast mi piace molto. Oddio, perché punta verso il basso ora? Volevo guardare i palazzi. Non si può andare. Beh, potrei andare a Mystic Ruins. O al casino. I colori sono più saturati. A 6 anni ha il brevetto di volo. Beh, non a caso si è schiantato. Sai chi dice va nelle fogne vicino all'ingresso, va bene. C'è un power up. Tranquillo, leggo tutto, prima o poi. Allora, le fogne vicino all'ingresso di Twinkle Park. Qui. Ok, posso volare qui adesso. Ok, questo è molto figo. Questo è molto figo perché con Sonic c'era arrivato e mi chiedevo come si sale. Mentre per Tails è ovvio. Tails popolare. Grazie, Zaghi. Look, it's your jet anklet. Its jet power makes you fly faster. Volare più in fretta, va bene, ottimo. Ah, comunque, ho il ventilatore acceso. Non si dovrebbe notare molto perché l'ho filtrato prepotentemente. Quindi non dovreste sentire il ventilatore. Ma la voce non sarà in alta qualità. La voce sarà un po' peggiore perché sarà filtrata. Quindi, andiamo qui. Oh sì, ora è molto più veloce. Fata legalmente distinta da navi. Legally distinct. Andiamo qui. Cos'è il suono di sottofondo? Nel microfono, dici? Sto cercando di non parlare per sentire. Credo che... sia il ventilatore. Se senti qualcosa di strano è il ventilatore. E magari filtrato si sente strano. Dove sei ora fa caldissimo, rientra a casa tra 3 giorni. Anche qua noto che l'erba è più verde. Quando mi sono svegliato stamattina, la montagna era già qui. Già letto, sì. Allora, immagino di dover andare al laboratorio? È molto figo poter volare. Oh! If it isn't Sonic and Tails. Ok, abbiamo subito Eggman. Ero io a sniffare cose in sottofondo, no? Non stavo sniffando. Era o la musica o il ventilatore. La traduzione sembra a posto per ora. Quindi questa traduzione è fatta da un gruppo italiano, da un paio di persone italiane. Hanno una community tutta loro, no? Non mi ricordo bene il nome. Ah, tolgo il volume perché stavo guardando. C'è questo canale che si chiama Sonic Team Vlog. Scusate se ho tolto la musica, ma stavo aprendo la finestra del browser. Egg Hornet. Quindi qua bisognava aspettare che scende. Quindi sembra che alcune cose saranno in comune. Ok, semplicemente gli vado addosso. Hanno contribuito un team italiano che si occupa di tradurre i fumetti di Sony. Tu lo segui? Ok, non li conoscevo perché non seguo molto la scena di Sony. Sono più familiare con le community Nintendo. Ah! Ora devo abituarmi. Con Sonic tu premi A e vai automaticamente, no? Qua invece devo abituarmi che se tengo premuto A, salgo. Full
Il ventilatore stava sniffando qualcosa. Esatto, hai capito bene. Tails cammina via dalle esplosioni. Come in un film di Michael Bay. Tempo, rings. Non anelli, ma rings. Punti ring. Questo effetto sonoro, questo splort. Basta. That was just too easy. Gotcha. Dave, sei un idiota. Perché tradurre ring? Nei giochi ufficiali solitamente anelli, no? Non lo so in realtà. Monster! Perché lo tenevi in mano? Esatto, mettilo tipo in uno zaino. Non lo so, mettilo in tasca. Tutti i problemi nell'universo di Sonic si potevano evitare se i personaggi avessero avuto le tasche. Dimostratemi che mi sbaglio. E in giochi ufficiali è Ring. Ah, ok. Ok, questi dialoghi li conosciamo. Quindi, più o meno saranno le stesse aree, solo che ora posso volare, no? Quindi un po' come nei classici. Si sono sicuro che riusciremo a fermarlo. Prima che diventa perfetto. Sì, ne sono sicuro. Ok, spin. Devo andare qui? Diamo un'occhiatina, esploriamo un po' qui. Ok, sembra che non ci sia niente qui. Sei sul tetto, c'è qualcosa qui? Nel camino? Se fosse un gioco di Zelda ci sarebbe qualcosa nel camino. E invece no. Non entro tipo dalle mucche a prendere un pezzo di cuore. Qua? Niente? Ah. Questa maniglia sembra totalmente apribile. Sì, c'era un emblema però sì, l'ho preso con Sonic. Era lì. Siccome sono un pro, l'ho preso con Sonic. Sapete quanto sono bravo, vero? Sì, il mare... Tipo, c'è il mare fino a un certo punto e poi si interrompe. Dicevamo che non hanno mimetizzato molto bene la fine del mare. Avete visto l'altro giorno contro Egg... Com'è che si chiama? Viper, Egg Viper. Quanto sono bravo. Quindi praticamente questa storia consiste nell'andare a perdere tutti gli smeraldi. Capito? Torniamo qui. Egg. Get a load of this. Comunque, devo dire che qui è un po' tutto più low poly, però mi piacciono molto di più i colori. Mi piacciono i colori più saturi. Prendi un caricamento di questo. Adoro il vibe di questo gioco. Per me in un gioco è importante l'atmosfera. I colori, la musica compongono molto l'atmosfera. Dove vai? Non lo so. Vado in giro a casa. Qua prima c'erano le macchine, per ora no. Forse deve entrare a Mystic Ruins, immagino. Il che vuol dire che sono fuori strada. Sì, qua dice ancora che devo andare a Mystic Ruins. In teoria potrei parlare con Navi. Perché sono tornato? Non lo so, sto esplorando, sto...
Sto andando in posti, sto seguendo il mio arcobaleno. Non so cosa c'è davanti, solo un modo per scoprirlo. Ok, entriamo nella caverna. Non è qui. Era qui. È bello poter volare, molto bello. C'era un uovo, non mi importa. Qui è chiuso. Qui? Ok, qui credo. Devo portare qualcosa qui? Oppure posso semplicemente volare? No. Ok, ora devo ricordarmi, devo portare qualcosa, immagino. Però la cosa da portare era... era vicino a casa di Tess, se non sbaglio. Vicino al laboratorio. Ok, ora ho capito. Ora ho ricordato. Ci arrivo, fidatevi. Ok, quando porti cose non puoi volare. Devo scendere. Devo scendere. No, qui. Visto? Mi so orientare. So dove sto andando. So totalmente quello che sto facendo. Ecco qui. Abbiamo appena saltato. Ah, Sonic è qui. Trova l'Emerald prima di Sonic. You made it! Bene. Posso distruggere Sonic volando. Ok, questo è il primo livello vero e proprio, quindi. Ok. Devo dire che dopo aver giocato con Sonic è soddisfacente passare a Tails. Ah, ho saltato quegli anelli, ma va bene, credo. Prendilo, prendilo, ok. Sto distruggendo Sonic! Di qua? No, dove sto andando? Al contrario, qua. La musica è molto bella comunque. Sicuramente ci sono anche delle scorciatoie che non sto cogliendo. Probabilmente posso fare tipo skip più grandi. Wow. Wow! Tipo, qua c'è roba? No. Sonic che si fa battere uno speedrun. Beh, sì. Perché Sonic non vola. Sonic è il più sfigato tra i personaggi di Sonic. Perché tutti gli altri personaggi nell'universo di Sonic possono fare tutto quello che fa Sonic, ma meglio. Tipo, Tails può volare, Knuckles si arrampica. E si è rotto in questo gioco, sì. È arrivato. Ok, torniamo a Station Square. Ho l'impressione che non durerà molto questa storia. Comunque, come va la vostra giornata? Abbiamo iniziato da poco, non ve l'ho ancora chiesto. Che fate di bello? Your winner, come Big Riggs. Ora è notte. Fa caldo e odio tutto. Comprensibile. Molto bello di notte. Molto molto bello. Allora, parliamo con Nari. Ok. Per il casino devo andare. Devo spingere questo palo. Fa meno caldo di notte, sì. Da me tengo aperta la finestra per tutto il giorno. E quando si fanno tipo le 7 entra un caldo pazzesco. Già di prima mattina entra caldo.
Quindi per il casino di qua? No. Tess muore in un tragico incidente d'auto. Da qui. Ho imparato. Ho imparato, qui. Posso entrare oppure prima devo premere lì? Con te è tutto più facile. Attendevi con ansia lo stream, dato che non sai che altro fare. Beh, mi fa piacere, benvenuto. La bomba che serve? Ah, ammazzi i nemici, immagino. In questi giorni stiamo streamando anche Mario Kart perché c'è il nuovo pacchetto. In quel caso se ne occupa Itty. Quindi per chi non lo sapesse, non sono solo io, ma siamo un collettivo. Quindi appunto c'è Itty ogni tanto di sera con Mario Kart. Come mi ha fatto Super Princess Peach? Non so se farà altri giochi a breve o se li farà più avanti. Dipenderà da lui. Mentre io per ora... Hey Tails! Che vuoi? Io per ora mi dedico a Sonic, Mario Maker, i fangame. E a breve torniamo con Mario e Luigi. Se non sbaglio qua devo entrare qua dentro. Ciao Luigi, grazie per essere passato. La musica ha appena fatto il giro d'accordi del tema di James Bond. Devo farci attenzione. Ah, qua c'è una vita. Va bene, l'ho persa. Oh no. Ok, ora lo sto notando, James Bond. Fa anche un po' Detective Conan. Ah! Ah, ok, per ora Sonic sta vincendo. Come non detto, si è fermato. Si è letteralmente fermato! Era lì, si è fermato! C'è un po' di rubber banding. Che gentile, mi aspettate. Non ho seguito benissimo cosa bisogna fare qui. Praticamente ora siamo nella storia di Tails, quindi... È la stessa storia, ma dal punto di vista di Tails. Quindi l'obiettivo è prendere gli smeraldi prima di Sonic. Così, Tails li perde. È vero, ci sono i giochi Game Gear! Better Sonic Adventure rimette i giochi Game Gear. Ecco qua. Prendiamo gli smeraldi e poi li perdiamo. Get out of this. Eggman! Cos'era quella voce? E poi fece un pisolino. C'è qualcosa di profondamente sbagliato negli occhi di Sonic. Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate. Now the emerald count is two. Ora ce l'hai, in alto. Va bene. Quindi la chiave stava in un vicolo. Stava... qui. Qua c'è un segreto. L'emblema, figo! Grazie, Zaki. Le ciglia da camera da letto, Sonic. C'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto Sonic. In tutta la faccia di Sonic. Quindi... Si va di nuovo a Mystic Ruin, giusto? Se premi Alt più F4 diventi Super Tails? Davvero? Aspetta che ci provo, aspetta! Oh. Ok, non ha funzionato perché c'era il suono in sottofondo. Quindi questa stava in una caverna. Era qui? No, qua c'era quella di vento. Era... qua giù da qualche parte?
Ora non posso volare, quindi devo essere un pochino più cauto. Se cancelli System 32 sblocchi il capitolo dove Sonic spara Eggman. Subito! Un attimo che provo! Un attimo! Sono tornato. Non ha funzionato, strano. Non mi ricordo dove devo andare. Non mi pare che ci fosse nulla qui in realtà. Ok, torniamo su. Devo ancora orientarmi qui. Il mio senso dell'orientamento qui è tipo, vai da qualche parte finché non trovi l'interruttore che ti serve. Lì chiaramente no. Non si può fare niente, sembra. Ok, andiamo di qua. Ecco qui. Ho visto una parete crollare. Dettagli, dettagli. Era qui? Ah, non era qui. Amo! Non l'ho vista! Guardavo la chat, stavo cazzeggiando. Ok, non è qui, presumo. Storm. Storm, sei cieco? Hai visto una parete crollare, Storm? Ok, mi ricordo, era qui, mi ricordo. Me la ricordo dalla storia di Sonic perché in realtà non l'ho vista crollare ora. Ecco qui. Vai Tails. Ecco qui. Qua non mi ricordo mai cosa c'era. C'era una porta chiusa, va bene. Quindi andiamo ad escape. Mi piace che fai le aree in ordine diverso. Sicuro che vada lì? Dire di sì. La musica! La musica è bellissima, qua mancherò ogni volta ogni singolo anello, ogni singolo ring. Specialmente finché l'inquadratura è così, come cacchio faccio a sapere dove sono gli anelli. Ok, ora va meglio. Questa potrebbe essere la mia musica preferita finora. Ehi! Qui posso rischiare di perdere. You made it! Oh mio Dio. Va tutto bene. La musica! Mi chiedo se posso andare più veloce, tipo volando, saltando. Sembra di no. È solo prendi le rampe e non andare a sbattere. Quindi... non fare quello che ho appena fatto. Va bene, dai, facilissimo, va tutto bene. È tutto sotto controllo. Oddio. È tutto sotto controllo. Oddio, Sonic che va a schiantarsi a tutta velocità. Ma... come si fa? Come si fa ad andare lì? Forse devo tenere premuto a... oh! Ok, ho vinto. Per poco. Era alle calcagna. Sonic non sa stare zitto. Sonic potrebbe essere uno dei protagonisti in Xenoblade. Di quelli che parlano continuamente nelle battaglie.
Abbiamo rischiato. Nah, è tutto sotto controllo. Ah, quindi. Adesso non ho idea di dove andare. Il treno parte per Station Square, quindi immagino di dover andare a Station Square. Domanda comunque. Fan di Sonic. Qual è il vostro Sonic preferito? Specialmente se non l'avete già detto in uno stream precedente. Qual è il vostro Sonic preferito? Se la domanda è troppo, qual è il 3D preferito? Magari qui? Vediamo un po'. Va bene, Mystic Ruins. Come non detto? Durener dice il non Sonic, quello di Smash Bros. Brawl, intendevo come gioco, a parte personaggio. Sonic's the name, speed is my game! Yeah, fast, yeah! Oh, Knuckles! Aspettate! Tony dice non è particolarmente fan, quindi dice Colors Ultimate. Sai che dice 2D Mania? 3D Colors. La chat ama Colors. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Tutto qui! Oh no, the emeralds! Oh no! Tails, sei un idiota. Non puoi dirmi che non sei un idiota. E la Enzo, come va? Buon dì. Ha ragione Eggman. Hey, those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. Vedi, ha ragione Eggman. Cioè, essere Eggman è il lavoro più facile del mondo. Tu vai lì, esisti in prossimità di Tails e Tails fa cadere gli smeraldi e li raccogli. Tutto qui. È canonicamente colpa di Sonic e Knuckles. Non è vero! Count 4 emeralds. I summon chaos. Come forth. Comunque, per chiunque sia nuovo o appena arrivato, stiamo giocando a Sonic Adventure perché... solitamente facciamo roba di Mario, però vogliamo fare anche la serie rivale di Mario. Quindi per celebrare l'anniversario abbiamo giocato a Sonic Origins, Sonic Adventure, poi ci sarà Sonic Frontiers. Quindi voglio farmi un po' di cultura di Sonic. Hai giocato nei panni di Mario? C'è una mod di Sonic Adventure in Mario 64, l'ho provata. Vediamo se questa battaglia ha un po' più senso con la grafica classica. Mi sembra un po' meglio. In realtà sembra un po' meglio. Come si fa? Così? Entra in voice e spara a Maggi. Allora, Tails. È un personaggio molto bello. Però è un idiota. Ricordo che ho giocato appunto a quella ROM hack di Mario 64 con dentro dei livelli di Sonic Adventure, però se non sbaglio non era finita. Ah, un altro colpo. Per ora questa storia sta andando molto rapidamente. Quello che ho fatto in 30 minuti con Tails, l'ho fatto in due stream con Sonic. Ok, va tutto bene, niente pericolo, niente panico. Due volte, lo fa due volte! Oddio. Ecco qui.
Me la sto divorando con Tails, sì. È molto più facile con Tails. Posta drammatica e annegamento. Buondì, Sonic Tonic. Hello? Anche se non so affatto tradurre. Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! Andiamo già all'Egg Carrier? But it pales in comparison to the power of Chaos! Adieu, until we meet again, my friends! Andiamo già all'Egg Carrier, siamo molto... Siamo molto avanti. Perché? Perché Tony parla in spagnolo? Ok, so I only speak Italian or English. But if you understand either Italian or English, hello. Welcome to Sonic Adventure. Yeah. You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. Però se parla spagnolo, qualcosa mi dice che in realtà è italiano. Che in realtà è italiano e sta traducendo con Google Traduttore. Non stavo prestando attenzione al dialogo. Immagino che il riassunto sia qualcosa, andiamo alle carrier. Qui. Sonic, wait here for a second. Officina, sì, questa è la parte dell'aeroplano. Dell'elicottero, questo. Parla in spagnolo. No habla spagnolo. So leggere bene gli articoli di Wikipedia di Sonic in spagnolo. Questa è l'unica mia abilità in spagnolo. Mi piace comunque che in questa storia Sonic non fa una mazza. Guardatelo. È semplicemente qua, esiste e basta. Bene, la mia parte preferita. Ne approfitti per mangiare qualcosa. Benvenuti nella pausa caffè. Questa pausa caffè è un po' diversa dal solito. Questo è un livello in cui fai quello che sto facendo. Premi A. Ti muovi a forma di infinito o sopra e sotto. Mentre ti godi la musica bella. E leggi la chat. La pausa caffè potrei farla tra un po', ma facciamo finta che sia questa la pausa caffè. Guardate questo lens flare, guardatelo, bellissimo. Ti fa capire che questo gioco è uscito nel 98. A proposito di date, di recente ho guardato dei video di Stray Fox sulla storia di Sonic, non di Adventure, ma in generale di Sonic 1, 2, 3, SD. Conoscevo già il canale Stray Fox, che fa questa serie chiamata Splash Wave, fatta molto bene. Questi video me li ha consigliati Shadow Mr. L su Discord. Conoscevo il canale, però non avevo ancora visto quei video. Quindi ora sono un pochino più acculturato su Sonic. Stai leggendo documenti per la tesi, che noia incredibile. Ok, cos'è più noioso? I documenti per la tesi o questo livello? Parlare in spagnolo perché per usare una lingua diversa va bene. Potrei provare a fare più punti, no? Per provare a fare più punti. Solo che prendere la mira è così strano. Non lo so, no? Non mi trovo molto bene. I documenti per la tesi non hanno la colonna sonora divertente. Ma è questo il bello, siccome sono silenziosi, puoi mettere un video di YouTube in sottofondo. O uno stream di Twitch. Quindi, i documenti sono obiettivamente superiori.
Yeah, la musica diceva. 34%. Ok, fine della pausa caffè. Posate gli snack. Cos'è questa musica triste? La bocca di Taze. Questa musica è tipo... No, non questa, questa. Ok, basta. Bentornato, Zaghi. Wow, that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Oh, lore. Sonic! Ma Sonkick non c'è. Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Chissà dove possiamo trovare un Chaos Emerald. I'd better find one fast. Se solo non ne avessimo appena persi 5, eh? O 4, quanti cacchio erano? Ok, dove si doveva andare ora? Qua non mi ricordo cosa c'era. Se c'era roba qui. Forse c'era un emblema. Te sei un mona. Ok, ne ha persi solo 4, hai ragione. Sono troppo severo. Qui? Vulcano forse. Ok, mi sa che devo andare lì. Qua sto notando che è piuttosto diverso esteticamente. Se ci fate caso, qua il percorso non si vede molto chiaramente dall'alto. Con la grafica di Adventure DX invece si vedeva chiaramente il percorso. Beh, ecco il mio percorso. Ah, non posso andare qua, immagino. Non devo andare nella piramide. Vado da Big. Dov'è Big? Voglio salutare Big. Devo trovare un Emerald che è in mezzo alla giungla a caso? Ok. Entro nel vulcano e metto la canzone di Beanie. Il vulcano ha eruttato. Bene, ok, quindi andiamo a casa. Qua cosa c'è? Cos'è questo suono? Va bene, basta. Ok, questa è l'entrata in realtà. Ok, lì è dove c'era la casa di Big. Proviamo ad andare tipo dall'altro lato. Oh! Ok! Wow, c'è un Chaos Emerald. È l'ora di prenderlo e perderlo immediatamente, subito dopo. Oppure perderlo ancora prima di prenderlo. Ok. Diciamo che l'animazione non è top, ma vabbè.
Oh, questo è nuovo! Questo è completamente nuovo! Questo è uno snowboard sulla sabbia! Oddio! Va un po' veloce, oddio! Vai, Tails, puoi farcela! Oh, mamma! Ok, magari evito quelle pedane. Sono abbastanza veloce così. No! Girati! Ah! Oddio. Quindi sta scendendo il contatore. Ah no, sta salendo il contatore. Tipo un moltiplicatore. Ne faccio tanti di fila. Lo evito. Per 9. Che è decisamente più facile se non prendo le pedane. Ok, figo. Evita anche i muri già che ci sei, no? Quello è troppo per me. Io evitare i muri? Mai. La parte preferita di FNerd, benvenuto comunque, buondì, è quando Big the Cat dice It's big in time e bigga tutta la stanza. Sono io, Dottor Michael Big. Sto biggando. Attento qua, non andare verso la piramide. Bene, andiamo alla piramide. Va bene, va bene. Ma in effetti è molto figo qui, guardate che figo. Sbaglio con Sonic, non si poteva esplorare molto qui. Come dicevo l'altro giorno, a me nei giochi piacciono le città. Ma non tanto le città nei giochi realistici. Mi piacciono i giochi tipo Mario Odyssey, Sonic Adventure, quando ci sono queste città così. O anche in Mario 64, la città sommersa. Yeah. Oh. Eccetto che non è Knuckles. La figlia del capo tribù amava molto sua nonna. Quando lei era in vita, perché ti muovi così tanto? Il nostro territorio non era così vasto. Il capo tribù voleva espanderlo, quindi questa è la razza di Knuckles. Dopo la morte della nonna, lui fece la sua mossa e fu vittorioso. Presto conquistò gli spazi confinanti. La figlia ha sempre disprezzato le strategie di suo padre. Lo rileggo perché ho cazzeggiato troppo e non ho prestato abbastanza attenzione. Ok, quindi questo capo tribù ha conquistato molto territorio. Politica che non piace alla figlia, che immagino sia Tikal, Tikal. Quanta gente. Non ho mai provato paura in tutta la mia vita. Ci sarà mai qualcuno o qualcosa in grado di mettermi paura? Questo. Ti ho spaventato. La vita muta in continuazione e prima o poi finisce. Ma la nostra prosperità non finirà mai. Avanti tutta! Mi piace che ognuno ha un pattern leggermente diverso. Tipo gli spin di Pokémon, no? Ognuna delle strisce diverse. Un buon attacco è la miglior difesa. I miracoli hanno origine nell'anima. Forza, muoversi! State indietro tutti quanti. Tu non hai idea di cosa voglia dire combattere. Ti limiti ad attaccare. Yo-ho, yo-ho. Questo è il messaggio più profondo finora. Yo-ho, yo-ho. Grrr. Ok, hanno esaurito i dialoghi? Ehi, fa attenzione, non bloccare il sentiero. Ok.
Molto figo. La musica è un po' semplice, ma è molto figo. Più vai avanti, più perdono neuroni. Come me quando faccio la battaglia dell'Egg Viper. C'è roba che posso trovare qui? Oppure ho fatto tutto? Ci sono questi pilastri. Forse se salgo su tutti i pilastri si apre la piramide. Mi serve un guscio per andare più veloce. C'è un power up su un palazzo. Oh, ok. Diamo un'occhiata. Magari si vede da lontano? Mi ispira questo perché è il primo tipo. Forse no. Ok. Mezza altezza. E torno alla piramide, va bene. Quindi non vado nella piramide. Oh! Ecco qui. Sono sotto il trailer che mostri Past Open World. Dovrei. Rhythm Badge. Ok. L'effetto sonoro sembrano tipo 10 attacchi sovrapposti. Va bene, ok. Tornerà utile. Quest'area è tipo... Avanti tutta. Non ho mai provato paura. Ok, ok. Spin. Volete uno spin? Scusate. Ah, come si entra in ogni caso? Se volesse entrare, in realtà non so come si entra. Leggende narrano che stia ancora spinnando. Immagini in cima. Ah, devo andare da... Come si pronuncia? Tikal? Tikal? Ah, eccola qui. The servers are the 7 Chaos Emeralds. Servitori sono i Chaos Emerald. Tikal. What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. Quindi lei chiaramente è la figlia del capo tribù. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the 7 Chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. Recitazione fenomenale, sì. La musica è molto upbeat, è molto movimentata. Is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Emeralds? But I don't think we've ever met before. I'm Tikal. Tikal, ok, Tikal. Ok, ha attivato la light mode di Discord. Scusa, perché siamo qui con Big ora? Cos'è successo? Ah.
Ok. Questo me. Concordo, che strano. Quindi, ok, quindi, se ho capito bene la trama, Tace se n'è andato e basta. Tace ha sentito quella storia e ciao, basta, se n'è andato. In mezzo alla conversazione se n'è andato. E poi uscendo ha trovato Big. Bene, ok. Ok. Big antagonista di un gioco horror. Sai, sono sicuro che esiste già. Sono sicuro che esistono, tipo, modi di Resident Evil. In cui mettono Big the Cat al posto del Nemesis. Ready, Sonic? Here I come. Corri, scappa, c'è il Big the Cat. Sono tipo illusioni, queste che vivono Sonic e Tails, ok. Finiscono senza preavviso, capito? Big.exe. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Che interessante che c'è roba tecnologica dentro la montagna. Pensavo che si schiantasse contro la montagna. Pensateci, tipo, parte con la musica felice e si schianta istantaneamente sulla montagna. There you are. Get ahead. The egg carrier. There's Sonic. Sonic! Oh, right Tails. Way to go. This plane's cool. Crediti. È finito il gioco? Credits. Ci risiamo con la musica, Believe in Myself. Che fa tipo Christian Rock anni 2000. Ok, Sky Chase, la mia parte preferita. Bene, stavolta cercherò genuinamente di fare più punti possibile. Basta, ho deciso. Ora sto provando. Sto facendo del mio meglio. Ok, tenendo premuto sparo proiettili, mi sa. Sparo missili. Non cadi. Ci sto provando, stavolta ci sto provando. Ok, c'è tanta roba qui. Continuo a non essere molto entusiasta, ma almeno sto capendo come funziona. Non è Sin and Punishment, diciamo. Di fatto, questi giochi tipo appunto Star Fox, Sin and Punishment, anche quando sono fatti bene, non è mai stato il mio genere preferito. Ne è mancati parecchi. So far so good! So far so good! You bet! Watch this! Transforming now! Benvenuti alla prossima mezz'ora. Gente che guarda su YouTube, andate avanti di 3 ore. Ok, c'è un limite di quanti posso farne in un colpo. Quindi è inutile cercare di prenderli tutti. Ok, almeno ora sto capendo. Non sto più premendo a caso. Visto il character development di questo stream. Da che facevo schifo? A che sono il massimo esperto mondiale di Sonic. L'ultima volta che mi sono autodefinito esperto di Sonic, sono morto per mezz'ora da Egg Viper. Sapete cosa vorrei fare? Prima o poi mi piacerebbe fare tipo un quiz
di conoscenza. Ah! Non lo dirò mai più! Non lo dirò mai più che sono un esperto! Da dove si riparte? Da dove si riparte? No, dai! Sei una vergogna! Allora, stavo giusto dicendo che ho capito meglio come funziona. Bene. Dicevo comunque. Per caso, conoscete qualche quiz su Sonic che posso fare per mettere alla prova la mia conoscenza di Sonic? Sei una sega! Per mettere alla prova la mia conoscenza su Sonic? Che sia sullo sviluppo, sulla lore. Così vi dimostro quanto sono esperto di Sonic. Ce l'hai? Manda il link se vuoi. Ci provo. Che ovviamente ancora non so molto sulla serie, però sono curioso di provare. Poi magari, alla fine di tutti questi stream, farò un quiz e sarò davvero al 100%. Ah! Va tutto bene, va tutto bene! So far so good. Gente che guarda su YouTube, andate avanti di 7 ore. Puoi non farlo di nuovo? Quotever.com, quiz. Quale personaggio di Sonic è la tua anima gemella? Devo farlo, devo farlo. Appena finisco questo livello devo fare il quiz. Qual è la mia anima gemella? Provate a indovinare, secondo voi, qual è la mia anima gemella? Sono più un tipo da Knuckles oppure un tipo da... da Big? Oppure sono Infinite, perché sono edgy come Infinite. Oppure sono qualche personaggio che non so neanche chi cacchio sia da... qualche spin-off per Saturn pubblicato solo in Giappone. Ok, stavolta non muoio. Ho un piano, non morire. Il mio piano include numero 1, non morire. Numero 2. Niente, semplicemente non morire. Comunque, credo di essere morto tipo un attimo dalla fine. Ero lì che sono morto. Sono morto un passo dalla fine. Knuckles perché scemo. Buondì, Andri. Per me è tutto bene, tu? Che c'è il boss. Oh mio Dio. Va tutto bene, va tutto bene. Se muoio, da dove riparto? Che forse devo sparare un po' di più. Facciamo così. Ecco, ora va meglio. Sparo di più. Invece di caricare e poi sparare, spara e basta. Oddio. Ok, ora capisco meglio. Quindi, la prima volta che ho fatto questa parte, premevo ripetutamente A e basta. La seconda volta che l'ho fatta, invece caricavo A. Credo che l'ideale sia alternare. Sia fare entrambe le cose. Ok. Non mi ha neanche dato il punteggio. Tails, sei un idiota. Sei un idiota! Secondo voi, c'è una mod di Tails in Microsoft... com'è che si chiama? Flying Simulator? Ah sì, esiste Amy nella storia. Ok, allora. Allora. Devo fare quiz. Qual è la mia anima gemella? Io torno su Sonic Adventure.
any ideas, Sonic. You have no idea what this can do. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? How about I give you a little sample? Mi piace il doppiaggio di Eggman. Ho già fatto la storia di Big? No, in realtà ho fatto finora solo Sonic e sto facendo Tails. Il meglio deve ancora arrivare. Ti sposti di casa, torni tra poco, va bene. Sono una scimmia da circo. Beh, almeno non è uscito Shadow. La prossima volta devo capire di più su chi è la mia anima gemella, su chi sono i personaggi che amo di più nell'universo di Sonic. Sbarco. Il carrier è decollato, fatemi una ragione. Ok. So, this must be the sky deck, huh? Domanda, la doppiatrice di Tails è rimasta sempre la stessa oppure è cambiata? Perché solo tipo che di recente hanno messo nel film... In Sonic 2 c'è la doppiatrice dei giochi, ma non so se è uguale. La voce. Ok. Volando qui sarà molto più facile, immagino. Tipo, vado dritto qui. Ah, ok. Quella italiana non è cambiata, quella inglese invece la cambiano. Ok. Ok, con Tails è decisamente facile. Era... Non so se lo considero difficile con Sonic, però... Va bene, no, non parlo più, non parlo più. Non dico più niente. Non parlo più della difficoltà di questo gioco. Ogni volta che lo faccio prendo un calcio nei denti. Dopo questo faccio Adventure 2, sì. Di qua non vedo più niente. Pianino. Bene. Non vedi l'ora che arrivo a 2006. In realtà non so quanti giochi di Sonic farò. Non so se farò 2006, se farò Heroes. Mettiamola così. Sono curioso di giocarci, ma non so se per il canale è l'ideale. Cioè, alla fine siamo comunque un canale di Mario, quindi non so se vogliamo fare così tanto Sonic. Bene, andiamo a sbattere contro tutti quanti! Bene. Quindi, chiedo anche a voi, vi piacerebbe vedere più Sonic? Heroes, 2006... Altro? Ah, dove si va? Ehi, ehi, ehi! Ok, immagino di dover andare qui. La telecamera, ok. Devo andare al 4, no? Perché la telecamera si gira? Tails, dove cacchio vai? Perché passi attraverso la ringhiera, Tails? È colpa tua, chiaramente. Ah, ecco qui. Se vuoi amare la serie di Sonic, devi giocare anche le entry che fanno schifo. Secondo me, in realtà, quelle sarebbero più divertenti. Per Colors, la versione Ultimate. Colors credo proprio di skipparlo. Colors credo di skipparlo anche perché ci ho giocato. È uno di quelli che ho giocato. Quindi, per me non sarebbe così interessante. Sonic, we should check out the bridge. Inoltre il gioco è in quella strana via di mezzo del tipo che non è un classico, è indispensabile. Non è neanche molto memabile. Quindi forse non sarebbe così interessante per lo stream.
Cosa ne pensavo di Colors? Mi è piaciuto. Ci ho giocato sul Wii? Mi è piaciuto. Non sarà tra i miei giochi preferiti da Wii, ma l'ho trovato divertente. Alterno un bel po' le sezioni 3D e 2D. Le sezioni... Non lo so, non sono male nelle 3D né quelle 2D. Non è memabile? C'è Baldi Nosehair, è vero. Quello è il soprannome di Eggman, se non sbaglio. Heroes 2006 Unleashed Generations and Forces. Di nuovo? In realtà non ho mai giocato a nessuno di quelli, quindi sarebbe la prima volta per me. Non ho mai giocato neanche allo Sword. In realtà non ho... Allora, ho giocato ad Unleashed su Wii, quindi non ho mai giocato alla versione 360. Neanche Forces, no. Bene, sì. Allora, praticamente io ho giocato Sonic Adventure 2 senza finirlo. Ecco Gamma. Facciamo il mio nuovo spin. Bel boss. Bel boss! Bel boss! Dicevo, ho giocato Adventure 2, ma non l'ho mai finito. Ho giocato Unleashed su Wii. Colors su Wii. Ho giocato Rush e Rush Adventure su DS. Un po' di Mario Sonic. Boss stimolante e ben bilanciato. Ho giocato a Mania. E forse basta. Vabbè, avevo giocato i classici, 1, 2, 3. La faccia di Sonic non smetterà mai di divertirmi. Cos'altro ho giocato? Può essere che non ho giocato altro. Ho l'impressione di averne giocato almeno un altro. Colors l'ho detto, sì. Mi piacerebbe provare anche Sonic Advance. Me li hanno consigliati, so che sono buoni. Sono curioso di provarli. La domanda è se li proverò nello stream o in privato. Perché ripeto, per lo stream non so quanto Sonic volete. Comunque, se per caso qualcuno... Anche tipo tra un anno, no? Se qualcuno becca questo video su YouTube, perché poi lo caricherò su YouTube. Volete dire... Dovresti giocare a questo? Dite pure, consigliate pure. Abbiamo salvato Amy. Ed Eggman sta andando a schiantarsi. Ci sei sempre per Magi che soffre. È morto! Bene! La musica che si ferma. That's Eggman! I wonder what happened to Sonic. È morto. I'm finished. Chaos ah, no, è vivo. Defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway. Non importa, farò la pipì sulla luna in ogni caso. Oh no, un missile, una figura fallica. Un missile. Emerge dal mare. If that missile is launched... Ready? Fire! Ok, questa parte non c'era con Sonic. Questa è roba nuova. Oh wow, ha colpito davvero. Tails sta a guardare senza fare una mazza? PNG di un missile che cade. Beh, non so, secondo me ha ammazzato almeno un milione di persone. Ah, ok, non è ancora esploso. Va bene.
Eggman non ha neanche le animazioni facciali. Benvenuti alle prossime due ore, questa parte è noiosa. Bene, Station Square è spacciata. Devo arrivare al missile prima che gli tolga il tono. Tails, corri! Che cacchio parli? Corri! Vai! Non riflettere ora! Corri, cretino! Prima che gli tolga il tono, che lo detoni. Zitto, Eggman. Tess sembra la recitazione di un bimbo di 5 anni che fa parte... la parte dell'albero. Io. Praticamente io. Ok, questo livello mi era piaciuto molto con Sonic. Vediamo quanto posso skippare qui. Oddio, sono passato attraverso la strada. Ah, posso andare dritto qui? No. No. Ho esagerato un po', va bene. Think you can take me? Don't forget me! Think you can take me? Ok, dobbiamo andare qui. Ah, non lì. Così. Speravo di camminare sul muro, ma va bene. Questo livello è molto bello, mi piace molto esteticamente. Mi piace anche vedere la versione Dreamcast. È molto veloce, molto scorrevole. Sembra che ci siano anche un po' di scorciatoie, molte delle quali sembra che io le stia mancando. O comunque le sto vedendo dopo averle mancate. Tipo, se vado qui... Oh! Più. E poi? Qua dentro? You want fun? Wario, so you fun! Oddio. Va bene. Ciao Gigi, cos'è questo gioco? Questo gioco è Sonic Adventure. Solitamente portiamo roba di Mario, ma un po' per festeggiare l'anniversario di Sonic, un po' perché voglio farmi una cultura su Sonic, voglio divertirmi un po' con Sonic, stiamo pensando di portare un po' di giochi di Sonic. Quindi in realtà abbiamo già portato Sonic 1, 2, 3, CD. E ora siamo entrati nel mondo 3D. Questo è il primo gioco di Sonic 3D, diciamo, principale. Ah, prendi checkpoint. Mi sto divertendo molto, perché il gioco è bello. E anche abbastanza memabile. Quindi mi sto divertendo. Va tutto bene. Anniversario di Sonic? Beh, l'anniversario di Sonic è tutti gli anni, in teoria. Sì, il 35esimo era l'anno scorso, però Sonic Origins l'hanno pubblicato quest'anno. Per il 36esimo! Sonic! No, Tails! Non Sonic! Bene. Ho mancato la piattaforma per un millimetro. È un casino... No, dai, non è così male. Allora, esteticamente non è invecchiato perfettamente, è del 98. Ma non lo so, a me sta piacendo. Qual è il sequel di Sonic CD? Sonic Blu-ray. $99. 25 emblemi. Oh no, it's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest.
Sinceramente, a me non sta dispiacendo la missione, la storia di Tails. Per chi non conosce bene il gioco, ci sono varie storie. C'è la storia di Sonic, di Tails, di Knuckles. E un po' si intersecano e un po' divergono. Questa è roba nuova, per esempio. You fool. You fool. Before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this. Quindi, bene, telecamere attraverso il muro. Egg Walker. Questo è il boss finale. Bene, bene. Game over istantaneo. Non ho avuto neanche il tempo di respirare, di esistere. Game over. Ok. Questo, chiedevo, è il boss finale della storia di Tails. O c'è altro dopo? Quindi, questa è la storia di Tails, che credo di aver quasi finito. Oh no, è tornato! Anche qua dice che è dall'out of this. Ok, sembra facile. Gli colpisco i piedi. Ai. Non ho capito bene come si fa. Prima l'ho colpito, ma non ho capito bene come. Che battaglia entusiasmante. Sì, cacchio. Come si fa? Sì, bene. Get a load of this! Sta cagando bombe, sì. Allora, l'istinto mi dice colpisci le cose che sono luminose, no? Ciao Zaki, beh, sì, non ci voleva molto. Non mancava molto. Allora, l'istinto mi dice colpisci questi cosi. Ok, ha funzionato, credo. Tails, colpiscilo! Tails, colpiscilo! Ok. Ok. In realtà ho fatto un game over pure. Ho fatto un game over all'inizio del boss. Nell'istante in cui iniziava il boss ho fatto game over. Quindi ho perso un po' di tempo. Prendi un carico di questo, ok. Credo di aver capito. Dopo che fai il raggio lo colpisco lì. Credo. Lo colpisco tipo così. Quindi aspetto. Evito la cacca di bombe. Ok, get a load of this. Non ha funzionato? Va bene. Non ne posso più di questo suono. Ok, forse devo colpire entrambi. Ce ne sono due, esatto, ok, capito. Quindi mi conviene comunque stare vicino. Ecco qui. Oddio, la telecamera. Ok, ho capito. Ovviamente ripeto il suono due volte, sì. Ah! Ok, ora saranno tre. No, sempre due. Credo che manchi un solo colpo. Get out of this. He's gonna get away with this. Tomorrow I'll... Ricordate quella canzone?
Mettiamola, è un sottofondo migliore. Ok, ora va meglio. No, non premo, esci tranquillo. Ora va molto meglio. Oh no, è già finito. Ok, basta, basta, ora lo levo. Ok. Ora Link così. Bene, giriamo in tondo per celebrare. Quindi, sono già le 6. Mi chiedo se è il caso di iniziare Nagos oggi. Perché questo solitamente è l'orario in cui finisco, quindi forse per iniziare Nagos è un po' tardi. La bocca di Tails. Domanda. Qualcuno di voi in chat sa quanto durano le altre storie? Tipo quanto dura Nagos, Big, Gamma... E chi altro c'era? Amy... Sono tutte brevi quanto Tails, quindi praticamente sarebbe una al giorno. Domani un sacco di fanfiction su me e Nagos, oh no. Oh no. Tutte così tranne l'ultima che è brevina. L'ultima intendi quella che si sblocca finendole tutte, immagino, no? Ok, questo è tutto per quanto riguarda Tails. Carino, in realtà dicevate che era tra le peggiori? A me non è dispiaciuto affatto. Diciamo che... Allora, il level design di questi livelli è chiaramente pensato per Sonic. Quindi quando tu giochi nei panni di Tails sai che skippi la maggior parte del level design. Quindi, se la giudichiamo di per sé... Sì, non è il massimo. Ma se la giudichiamo come complementare a Sonic, mi piace abbastanza. Mi piace che prima giochi i livelli normalmente con Sonic e poi li rivisiti con Tails. Ci sta, secondo me. Sì, Big è considerata la peggiore, non vedo l'ora di farla. Ciao Ricky John. Mario Maker probabilmente martedì. Martedì al 90%, se no giovedì al 100%. Quindi quella finale, definitiva finale, sarà bene. Ok. Quindi mi mancano Knuckles, Amy, Pig e Gamma. Quindi mancano 4 storie. Quindi altre 4 parti, 4 giorni. Amy ha solo 3 livelli? Solo che una dura 15 minuti. Va bene, non sarà così male. Allora, la prossima volta magari proviamo a fare Nagos ed Amy insieme? Potrebbe funzionare un remake di questo gioco? Secondo me assolutamente sì. Non lo so. Allora, potrebbe funzionare? Sì. Ho fiducia che Sonic Team saprebbe farlo bene? È un'altra questione. Nagos occupa un'intera live, va bene. Quindi magari Amy e Gamma insieme? Amy e Pig? Iron Pencil? Allora, sì, questa è la versione DX moddata. Allora, praticamente le prime due parti che ho fatto... ho fatto la storia di Sonic e ho giocato con la grafica di Sonic Adventure DX. Ora, siccome ho fatto la storia di Tails, ho pensato, proviamo le mod. E quindi ho messo la mod che restaura la grafica del Dreamcast.
Quindi sì, per questo è l'aspetto più classico. Anche se non è così diverso. I personaggi sono più low poly, i colori sono un po' diversi, le texture. La differenza più evidente sono i personaggi. Quindi, vabbè, vedremo. Probabilmente faremo lunedì la storia di Knuckles, probabilmente il mio... La mia anima gemella, Knuckles, lunedì. Sonic Team si evolve, ma al contrario. Buona limonata con Knuckles. No, va bene, comunque stiamo chiudendo, quindi grazie per aver guardato. Ho lasciato che scorressero tutti i credits, fin. E ora facciamo un raid a qualcuno, quindi se volete rimanete un attimino. Ma comunque grazie per aver guardato. 26 emblemi.